nazionale che giocherà qui mercoledì. 5 giorni di festa per Reggio che tanti campioni non li aveva mai visti da vicino. C'è chi si commuove quando vede Shevchenko, c'è chi si commuove quando vede la regina che da 6 turni non perde. Si sogna l'Intertoto, ovvero la Calabria in Europa. La curva disegna cartoni animati, la favola degli Amaranto ricomincia con Snoopy. Quella del Milan ricomincia dai diavoletti che cercano sorrisi convincenti in trasferta, dove non vincono da oltre 2 mesi. La regina si presenta senza Calloni, impegnato con la sua nazionale, il Milan senza Birov, squalificato. C'è subito un palo colpito da Baronio a far vibrare uno stadio che regala calore in ogni angolo. In questa giornata estiva che invita alla tintarella, il Milan dopo 5 minuti trova una bella sorpresa, autorete di Vargas. La formazione di Zaccheroni, anche se non mostra grande spigliatezza, sfrutta la classe dei suoi campioni. Leonardo, il migliore in campo, detta passaggi vincenti. José Mari lotta senza fermarsi un attimo e Shevchenko realizza il 2-0. 22esimo gol per l'ucraino. Silenzio al Granillo dopo il KO. La partita sembra finita. Pirlo prova a riaprirla con giocate di alta scuola. La sua punizione gol dà un senso ad una sfida che torna ad essere divertente. La regina dà ritmo, corre, imposta, il Milan protegge il vantaggio. Nella ripresa i rossoneri lasciano sfogare i calabresi e si affidano al contropiede per cercare la rete della sicurezza. Il volto di Zaccheroni è teso, la sua squadra va a creare qualche problemino a Taibi, ma soffre un po' quando la regina prova a costruire giocate vincenti. Costruisce palle gol anche il Milan, ma la mira non sempre è precisa. Ammirevole la volontà dei calabresi, le provano tutte. Colomba manda in campo prima Reggi, poi Pralia e Iannuzzi, ma non c'è nulla da fare. L'ultimo spunto è di Shevchenko. L'ultima emozione la regala Taibi quando lascia la sua porta per cercare il pareggio che non arriva. Il Milan è terzo in classifica, Galliani tira un sospiro di sollievo. Quarto posto ti consente di andare in Champions League esattamente come il primo. Ecco, ho voluto cercare di spronare i giocatori che sono abituati a lottare per il primo posto e normalmente quando non siamo più in corsa per lo scudetto molliamo un po'. Queste mani torneranno a battere mercoledì, accoglienza da brividi per gli azzurri. Paolo Maldini zoppica un po', qualche problema? No, un po' di dolore, però credo che non sia a rischio assolutamente la partita di mercoledì con Portogallo. Tornerà qui a Reggio tra qualche giorno? Sì, non ci avevo mai giocato, nel giro di 4 giorni gioco 2 volte. Devo dire che l'entusiasmo di questo pubblico ci potrà dare una mano anche con la nazionale.